A livello prefettizio abbiamo un rapporto idilliaco, devo dire la verità che lo abbiamo sempre avuto a Grosseto e questo ha connotato e caratterizzato molto spesso il rapporto del sindaco in riferimento istituzionale con l'organismo prefettizio, ma in questo caso abbiamo ancora stretto di più il legame e il rapporto, collegandolo anche al nazionale, dove abbiamo un ministro che veramente dimostra grande attenzione per il nostro territorio, per i problemi attuali della nostra età, sicurezza, della dignità e del diritto alla vita dei nostri concittadini grossetani e perché no nazionali. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti gli intervenuti, ringrazio innanzitutto il Ministro dell'Interno che pur non essendo potuto essere presente ha inviato un video messaggio che vi faremo ascoltare subito dopo. Ringrazio per la gradita presenza Sua Eccellenza il Prefetto, il nostro Sindaco chiaramente e tutti i rappresentanti delle istituzioni civili e militari e delle forze dell'ordine. Io sono chiamata ad affrontare in prima linea anche quando non necessariamente investono questioni di ordine pubblico. Il presidio di polizia sul territorio deve infatti prima di tutto assicurare normalità. E le moderne politiche di sicurezza vanno infatti oltre la tradizionale attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali e sono finalizzate alla prevenzione dei disagi sociali, al miglioramento della qualità della vita, al contenimento delle aree di emarginazione e quindi anche alla riduzione della percezione di insicurezza.